E le immagini nel LED ci portano questa mattina ad Alberobello, dove tutto è pronto per l'edizione numero 47 della Passione Vivente che si svolgerà domani in piazzale Biagio Miraglia con inizio alle 21. L'ingresso è libero e gratuito. Davvero un momento, ecco, come dicevamo anche prima, di catechesi, di meditazione sul mistero della morte di Cristo. E noi siamo collegati proprio con Alberobello, siamo nel luogo dove domani si terrà la Passione Vivente. Siamo collegati con la presidente dell'associazione da Betlemme a Gerusalemme che ritroviamo con grande piacere, Fenisia Gramolini. Buongiorno presidente, benvenuta. Grazie, grazie, buongiorno a voi. Siamo contenti di ritrovarci qui. Ci eravamo fatti questa promessa, voi siete stati gentili a, come dire, a mantenerla e quindi siamo qui proprio per parlare di questa manifestazione che è nel nostro cuore da 47 anni. Quindi buongiorno. Grazie, grazie a voi. Ci siamo lasciati appunto con il presepe vivente. Oggi ci ritroviamo con la passione che appunto andrà in scena domani. Quanto è durato il lavoro di organizzazione, Presidente? Quante persone sono coinvolte? Allora, sono coinvolte circa 100 persone, una quantità leggermente inferiore a quella che noi utilizziamo per il presepe vivente, dove è necessario animare una zona anche più ampia. E quindi i protagonisti qui sono in un numero ridotto, se vogliamo, anche perché ridotto, parliamo comunque di 100 persone, perché raccontiamo un mistero che, come sappiamo, ha un suo tempo, un suo spazio e noi cerchiamo di essere fedeli al Vangelo che liturgicamente è quello dell'anno in corso, cioè appunto il Vangelo di Marco. Perché, come ho detto anche in occasione del presepe vivente, noi rispettiamo l'anno liturgico. In realtà il nostro anno organizzativo di manifestazioni comincia con il periodo d'avvento e termina praticamente quando ricomincia l'avvento successivo. Per cui il tema, anche quello che noi scegliamo, è esattamente quello del presepe vivente. Ce l'eravamo già detti, fiorire lì dove Dio ci pone, ed è ancora questo il tema della nostra 47esima Passione Vivente. Un tema che ci ha vinti, che ci ha presi e che ci ha portati in occasione della passione a riflettere proprio sul valore dell'importanza del che fatto che, scusate, sono un po' emozionata stamattina, che fiorisca la pace, che fiorisca la pace su queste macerie che il mondo sta purtroppo generando e determinando. Quando lo abbiamo pensato, il tema della guerra era purtroppo già nelle nostre case e si va via via, come dire, allargando, approfondendo, ampliando, e questo ci fa temere che l'uomo possa anche perdere di vista quello che è il valore invece della pace. E infatti questa nostra passione inizia in un modo che può sembrare lontano dal mistero che andiamo a raccontare, ma in realtà è vicino nella sostanza, perché i primi due protagonisti saranno proprio Caino e Abele. Immaginando che la radice del male, la radice di una guerra fratricida, sia lì dove la Bibbia ci ricorda che Caino, invidioso di Abele, ha compiuto quel misfatto. Quindi non vogliamo svelare molto, ma in realtà il tema della guerra sarà affrontato e contrapposto e raffrontato con quello che accade a Gesù. Tutta l'ingiustizia di un processo che non è stato quello che avrebbe dovuto essere e tutto quello che riguarda la mancanza di una giustizia vera che poi inevitabilmente spesso genera l'assenza di pace. Parliamo di perdono, quello che Dio porrà il figlio di Dio sulla croce, dicendo che noi non sappiamo quello che facciamo molte volte, e quindi rifletteremo sul valore che la pace invece ha nel perdono, e quello è il luogo in cui la possiamo trovare più che in altri luoghi. E quindi, pur rispettando tutto quello che praticamente è avvenuto dalla lavanda dei piedi fino al processo di Caifa e poi di Pilato e alla crocifissione, in realtà il racconto c'è tutto, ma noi proviamo a raccontarlo inserendo queste meditazioni. Il protagonista è Gesù, naturalmente, un altro Abele, diremo, il nuovo Abele di quel tempo e di ogni altro tempo della storia. Ed è proprio ad Abele, il primo Abele, che noi affideremo il filo rosso di tutta la narrazione di questa passione.
Presidente, io vorrei farle una domanda a proposito dell'approccio nella messa in scena, chiamiamola così, della Passione Vivente, perché voi ci avete raccontato qualche mese fa, più che settimana, ecco, della nascita del presepe vivente, adesso la passione. Ecco, qual è l'approccio? Perché se sappiamo che per il presepe vivente c'è più un approccio, non direi goliardico, ma comunque più di famiglia, insomma, è più il Natale, la festa dello stare insieme, la Pasqua invece ha una caratteristica un po' diversa, il racconto della passione ha una caratteristica un po' diversa, anche una preparazione direi nettamente diversa. Voi come vi approcciate al racconto della passione? Ci approcciamo appunto con lo spirito della Quaresima, diventa un elemento fondante per vivere la Quaresima in profondità, e tutti i ragazzi, da Gesù, dal ragazzo che ha accettato di essere Gesù fino anche al ladrone, a tutti coloro che sono appunto impegnati in questa rappresentazione, tutte queste persone vivono il tempo di preparazione a questo grande mistero con la preghiera, con momenti di incontro dove meditiamo anche sul copione che noi presentiamo, per cui non è mai una rappresentazione teatrale. Noi non l'abbiamo mai sentita così, anche perché, guardi, le dico una cosa che può sembrare anche strana, assurda, ma quando noi abbiamo la serata in cui poi tutto questo va in scena, come dovremmo dire, visto che qui stiamo calcando anche un palco, come vedete, noi sentiamo la presenza di una regia più alta, ed è vero, glielo posso garantire, perché ci rendiamo conto che quella preghiera, quella preparazione così profonda nell'animo di ciascuno di noi, che modifica le vite delle persone che poi si approcciano a questa rappresentazione, a questa manifestazione, viene da più in alto, c'è una regia più alta che in qualche modo rimette a posto anche le imperfezioni o altro. Noi sentiamo che Dio è davvero con noi, ed è un momento forte, lo sentono i ragazzi, tutti coloro che hanno fatto il Cristo, che hanno vissuto questa esperienza, ci parlano proprio da sempre di un aver modificato qualcosa dentro di sé, che qualcosa non è più stato uguale, non è per Gesù e non lo è, vi assicuro, anche per Pietro, per Giovanni, per tutti coloro, tanto che alcuni giovani, oggi diventati uomini, padri, ritornano a portare proprio la propria famiglia. Noi abbiamo ormai da 47 anni veramente gente che è cresciuta in questa manifestazione e oggi ha i propri figli con sé, ed è una cosa molto bella, è il risultato grande di un percorso di fede che questa manifestazione porta, ed è un modo per evangelizzare. Noi crediamo fortemente sul fatto che sia necessario uscire anche dalla Chiesa per ritornarvi, uscire dai luoghi di culto tradizionali per raggiungere coloro che in Chiesa magari non verrebbero mai, e quindi diventa un'ulteriore forma di catechesi, e l'abbiamo visto col presepe e lo rivediamo con la passione. L'unica differenza è che la passione si consuma purtroppo in un giorno soltanto, certo, ma forse per questo viene vissuta con un'intensità che veramente tocca i cuori anche i nostri, prima di tutto. Stiamo vedendo delle immagini straordinarie, quindi il percorso di Gesù che sta andando appunto sul monte del Golgota, poi tra i trulli di Albero Bello, immagino uno sforzo incredibile di tutta l'organizzazione anche per riprendere, ecco, dal vivo tutto quello che succede minuto per minuto, ora dopo ora. Mi piace quello che ha detto, Presidente, ha parlato di percorso di fede, di catechesi, di spirito quaresimale, quindi davvero un percorso che voi fate che dura immagino diversi mesi di preparazione per poi culminare nel Venerdì Santo. Immagino che anche le tante persone che poi verranno ad Albero Bello sentono questo modo che voi avete di portare in scena. Non è una semplice scena teatrale, ma è qualcosa di più vero, di più sentito. Sì, infatti sono tantissimi volontari, quelli che ci aiutano, e dobbiamo ringraziare anche la nostra amministrazione comunale che ci sostiene in questo percorso e che sente insomma la forza di questa iniziativa, che non è soltanto turistica, indubbiamente offre anche al turismo in questo momento un'occasione per fermarsi e riflettere su qualcosa che poi è il vero senso della Pasqua. Noi ci proviamo e ci sentiamo veramente supportati
da tutti coloro che ci danno una mano, per cui sono tanti, tanti volontari. E come ho detto forse anche nell'intervista precedente, io penso che praticare il volontariato cambi il corso anche della vita di ogni giorno. C'è un humus che dobbiamo far crescere, perché essere volontari davvero ci abitua ad occuparci della comunità, in un modo in cui forse chi non l'ha mai provato, sperimentato, non riuscirà mai a fare. Per cui ben vengano anche queste iniziative. Certo. Io ci credo profondamente e il Dio mi ha concesso davvero di essere per tutte le 47 edizioni. Se domani ci sarò, se tutte le cose vanno come vanno, avrò questo dono grande di aver messo le mie mani a disposizione del nostro Dio. Bene. E noi vogliamo strapparle un'altra promessa, Presidente. Ci sentiamo a dicembre per tornare a parlare del bellissimo presepe vivente di Alberobello. Ma quest'anno speriamo proprio, quest'anno sì, di esserci, sì. Perché sono proprio curiosa di esserci e di vedere che cosa mettete in scena. Noi vi aspettiamo davvero. E poi vi aggiungo un'ultima cosa, perché magari può scappare... Io potrei strappare un'altra promessa. Noi abbiamo un'altra manifestazione, che è Tracce di Donna, che sembra, come dire, avulsa da questo contesto, invece non lo è. Anche lì noi abbiamo, siamo alla 14ª edizione e offriamo un altro momento di riflessione importante sul ruolo che la donna ha all'interno del mondo, della nostra comunità. Quelle donne che riescono a tracciare dei solchi in cui possono altre donne e altra gente, insomma, incamminarsi, percorrerli per vivere una vita che abbia dignità e rispetto. Quindi accordato. Tutto veramente si apre con sì. Accordato, torneremo a sentirci. Intanto appuntamento... Benissimo, sono contenta perché davvero è un'altra bella occasione. Abbiamo avuto veramente tante persone belle che sono venute a trovarci e che abbiamo scoperto, insomma, essere profondissime persone che hanno veramente messaggi importanti da porgere. Grazie. Come faremo venerdì. Vi Grazie. Aspettiamo venerdì, lo dico a tutti coloro che sono magari nei dintorni e che certo. possono più facilmente raggiungere Alberobello. Domani sera alle 21 noi qui cominceremo l'Ulivo. L'Ulivo avrà un suo significato profondo, perché la nostra croce quest'anno diventerà un albero di ulivo, proprio per invitare la gente ad essere nella pace, la pace. Con la pace. Grazie alla Presidente dell'Associazione da Betlemme a Gerusalemme, Fenisia Gramolini, per essere stata con noi. Noi andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme. Sì, signore. Fermaci. Fermaci in tutte le nostre piccole e grandi guerre della vita. Proprio alla luce della bellezza e della verità delle tue parole, facci risorgere con te, Signore. Donaci cuori e occhi limpidi, capaci di vedere e costruire il bene in questo nostro mondo. Donaci il coraggio della Veronica, la conversione del Cireneo, il tuo amore.